L'UGL cresce in Abruzzo, a Vasto, in via Ignazio Silone 4, è stata inaugurata la nuova sede del sindacato. Scelto un luogo strategico in uno dei quartieri, quello di San Paolo, tra i più popolosi della città. Presenti al taglio del nastro il sindaco Francesco Menna, che ha definito questo luogo come un presidio di democrazia, i delegati del territorio e il segretario generale Paolo Capone. Quest'ultimo si è espresso così. Una giornata importante per noi e anche per la città di Vasto. Abbiamo aperto questa sede perché crediamo fermamente nel sindacato di prossimità, sindacato vicino ai lavoratori, vicino ai pensionati, vicino a tutti quelli che hanno bisogno di assistenza. Ecco, qui a Vasto la sede ancora non ce l'avevamo, l'abbiamo aperta oggi in un centro, peraltro al centro di un distretto industriale importante, che è destra però che ci fa preoccupare. Quello che il futuro dell'automotive metterà in discussione l'assetto anche occupazionale di questo territorio, e su questa cosa continueremo, così come abbiamo già fatto, a mantenere alta la guardia per garantire ai lavoratori i livelli occupazionali e il rispetto di tutti quanti i diritti. C'è una situazione difficile in tutto quello che è la filiera dell'automotive. Da una parte l'ipotesi ormai definita del passaggio dai motori termici ai motori elettrici entro il 2035, che pone un problema da subito, e dall'altra una grande crisi in Italia che è riferibile all'aumento dell'energia, all'aumento delle materie prime, e che ha portato la perdita, per esempio, proprio nell'automotive in Italia del 25% degli acquisti di automobili. Beh, tutto questo contemporaneamente rischia di diventare una tempesta perfetta. Noi chiederemo, abbiamo già chiesto in alcune occasioni, ma continueremo a chiedere al governo un piano chiaro di industrializzazione del paese e di riconversione dove questo dovesse essere.